Il risultato finale, con i Gladiators sconfitti per 6-3, lascerebbe pensare a una partita a senso unico. In realtà, la sfida contro il Gardena, per il master round del campionato maschile, è stata un match in cui i nostri hanno fatto vedere del bell'hockey, pagando però care alcune leggerezze. Il primo drittel è stato nel segno degli avversari, che hanno infilato due reti per la verità piuttosto fortuite, ma che sul tabellone valgono esattamente come le altre. Nella seconda frazione i Gladiatori sono cresciuti in intensità e hanno accorciato le distanze, sfruttando a dovere un power play a 30 e 47. Se c'è un attimo in cui i nostri non hanno peccato di sufficiente cinismo, forse è stato proprio in questa fase del match, perché per come si sono visti gli avversari soffrire la rimonta dei Gladiators, un pareggio avrebbe impattato davvero molto. Invece si è arrivati al terzo e ultimo tempo, in cui il Gardena prima ha allungato ancora, peraltro in inferiorità numerica, e poi a 51-08 si è visto raggiungere nuovamente. Sul 3-2 la partita era ancora aperta, da segnalare tra l'altro l'esordio nella serie degli under 16 Musa e Parasacco, ma una serie di leggerezze, che raramente in questo gioco vengono perdonate, ha fatto scivolare il match dalle mani dei nostri. Gli avversari hanno infilato 3 gol nel giro di 2 minuti, mettendo il sigillo alla serata. Prima dell'ultima sirena, a 57-52, spazio per la rete della bandiera dei Valdostani. Un 6-3 che non porta punti, lasciando i Gladiatori a quota 3 nel Master Round e a 27 nella classifica generale ottenuta sommando il punteggio del girone. Peccato davvero. Il prossimo appuntamento di Serie C sarà domenica 5 marzo, quando ad Aosta arriverà il Real Torino. Parola d'ordine, concentrazione. Obiettivo, raggiungere i play-off.